Primo derby della stagione al della Vittoria tra i padroni di casa del Tolentino ed il Fano di mister Andrea Mosconi. Entrambe le formazioni hanno conquistato 4 punti nei primi 180 minuti di campionato. Il trainer Cremisi si affida al tradizionale 4-3-3 con in avanti come terminale offensivo Vitiello, supportato lateralmente da Mengani e Dalagia. La novità della giornata è rappresentata dall'avanzamento di Massarotti sulla linea mediana con una marcatura asfissiante sull'ex Cremisi Lorenzo Capezzani. 3-5-2 invece per Andrea Mosconi, che oltre all'ex Capezzani manda in campo dal primo minuto altri 3 giocatori che per diverse stagioni hanno vestito la maglia del Tolentino: Padovani, Bonacchi e Severini. 6 under nel Tolentino contro i 5 del Fano sin dal primo giro di orologio. Gara decisamente più bella sotto il profilo del gioco e dello spettacolo, quella del primo tempo. Al terzo minuto, spiovente di Severini a metà strada tra Padovani e Brosso e sfera che va a finire direttamente sul fondo. Un minuto più tardi, Domenico Massarotti è bravo a recuperare e a stoppare la sfera al limite dell'area ospite. La sua conclusione però non preoccupa il numero uno ospite. Al settimo di gioco Vitiello fa sportellate con un avversario, entra in area ospite, conclusione che si spegne sull'esterno della rete. Al quarto d'ora, progressione in avanti di Mengani, si libera di Bonacchi, mette in aria per l'accorrente Alagia, che però viene anticipato dalla copertura in diagonale di Severini, deviazione e palla che finisce in angolo. Alla metà del primo tempo, veloce manovra di ripartenza Granata, Stefoni va in anticipo su Brosso, il tocco del difensore si spegne sul palo della porta Cremisi. A 10 minuti dal termine della prima frazione, rilancio sul settore destro per Alagia, il quale si libera di un avversario, appoggio arretrato per Massarotti e il cui tapine si spegne però sul fondo. L'ultimo sussulto della prima frazione è ancora da parte del numero 10 locale, che con una finta si libera di Schiaroli, seppur defilato, avanza di qualche metro, prova la stoccata in diagonale che finisce al lato della porta ospite. Si chiude quindi la prima frazione di gioco con i padroni di casa che hanno controllato la gara in maniera più concreta rispetto alla formazione ospite. Seconda frazione più blanda rispetto a quanto visto nel primo tempo e che per circa 30 minuti scorre via senza sussulti. Poi nell'ultimo quarto d'ora si susseguono emozioni su entrambi i fronti. Al 32esimo, da appena fuori aria, ci prova Tizzi, pallone che impatta sul corpo di Schiaroli, recupero di Vitiello, tiro a giro e palla che finisce fuori bersaglio. Al 35esimo, attacco ancora del Tolentino sul fronte destro, Massarotti mette in aria, Mancini classe 2005 tocca con un braccio e l'arbitro concede il rigore in favore dei padroni di casa. Dagli 11 metri si porta alla battuta Domenico Vitiello, conclusione intercettata da Bizzini e risultato che rimane sullo 0-0. Quarto rigore stagionale parato dal giovane numero 1 ospite dopo i 3 in Coppa Italia contro la Vigor Senigallia. Al secondo minuto di recupero, rilancio verso Pessanzini che mette il pallone sui piedi di Padovani, che non inquadra però lo specchio della porta Cremisi. Su capovolgimento di fronte, Vitiello, servito da dietro, anticipa il portiere, ma questa volta la sfera va ad impattare sul palo. Al quarto minuto di recupero, Pensalfini si mette in proprio e la sua conclusione viene deviata da Simone Moro in angolo. Si chiude quindi con il risultato di 0-0, gara ricca di emozioni ed un punto a testa con entrambi le compagini che salgono così a quota 5 in classifica. Allora, mister Mattoni, derby era, derby è stato, due legni, un rigore sbagliato, tante occasioni nell'arco dei 95 minuti. È stato un bel derby. È stato un bel derby ricco di emozioni, ricco di agonismo, ricco di intensità. Abbiamo rischiato di prendere gol, abbiamo più volte rischiato di farlo gol, al di là degli episodi, no? Che ecco, magari un rigore, un palo alla fine, ritengo che mi tengo stretta a questa grande prestazione. Così facendo sono sicuro che magari il nostro percorso a volte ci può dare qualcosa di positivo. Ecco mister, innanzitutto le condizioni di Cicconetti che è uscito in barella. Sì, questo mi dispiace tanto, ha preso adesso a caldo, non sappiamo, un problemino al ginocchio, speriamo nulla di importante, ci tengo io a lui e di Tolentino, speriamo che non sia nulla di grave. Mister, ora 10 giorni per preparare la prossima trasferta. Anche questo non si sa se anticipiamo il sabato. La trasferta difficilissima, il Matese oggi credo che ha pareggiato a Pineto, ha cambiato allenatore, un campo difficile, ma diciamo la preparazione alle gare piano piano, con quello che vedo oggi, con quello che ho visto oggi, è sempre qualcosa in crescita.
Mi è piaciuto tantissimo come hanno voluto confrontarsi con una squadra forte sulla carta, diciamo, più forte di noi sulla carta. E questo sono quasi emozionato oggi di averli visti lottare e confrontarsi con il Fano. Allora, mister Mosconi, un risultato di parità, molte le occasioni da rete sia da una l'una che dall'altra parte. Sì, partita bella, magari abbiamo concesso qualcosa in più rispetto alle altre gare, ma perché l'abbiamo giocata male tecnicamente, abbiamo sbagliato in fase di finalizzazione, sbagliavamo palle, rifinitura e loro ci ripartivano, poi davanti Mengani, è un lusso perché sono bravi, veloci, gente che attacca a profondità, bravi tecnicamente. E alla fine è stata una partita aperta e combattuta, si poteva vincere e perdere. Alla fine, per tutti i trascorsi di Torrentino, l'amicizia c'è con Maurizio, tutto ciò, alla fine un pareggio che accontenta un po' tutti quanti e tutte e due squadre continuano la striscia positiva. Si archivia quindi questo primo derby stagionale ed ora ci sarà anche qualche giorno in più per preparare la prossima partita. Sì, noi avremo già un scontro importante con il Trastevere, che è primo in classifica, però il Fano non deve temere nessuno, tra virgolette. Dobbiamo giocare soltanto più umili, migliorare la mentalità vincente, che magari oggi l'abbiamo fatto a sprazzi, però cioè, è un percorso di crescita, è impossibile essere perfetti dopo 3 giornate.